Quando lo sport e la salute chiamano, Massimiliano Ossini risponde sempre. Sempre, poi diciamo che con Tennis and Friends sono, potrei dirmi, quasi il vero testimonial, perché dalla prima edizione fino adesso ci siamo stati e ovviamente lo sponsorizziamo anche noi con il programma, lo seguiamo anche tutto durante l'anno. E quest'anno tra l'altro la novità è doppia, perché non solo parliamo di prevenzione per la tiroide, ma abbiamo aggiunto anche l'ipertensione e ci mettiamo dentro ovviamente l'alimentazione con il muoversi. E proprio con il direttore, con Giorgio Menischinkeri, soprattutto in trasmissione cerchiamo di far muovere le persone senza fare troppo sport, perché se ce l'hai dentro lo fai, basta uscire, muoversi, così come stanno andando anche gli spot in Rai. È ora di muoversi, fare le scale, prendere la macchina, lasciare l'ascensore, prendere la bicicletta. Anche perché qual è il miglior modo di curare la propria salute se non facendo sport? Guarda, addirittura allora, si fa sport e in più l'altro binomio è l'alimentazione. L'alimentazione che sta cambiando, e parliamo sempre di più, troppo CO2, mangiare più verdura, mangiare più frutta, abbiamo un doppio vantaggio. Il primo è che stiamo meglio noi e il secondo è che inquiniamo meno. È verissimo. Oggi hai giocato, giocherai ancora, com'è andata? Allora, calcolando che questo non è proprio un periodo fortunatissimo dal punto di vista dello sport, ieri con Si può fare sono arrivato ultimo insieme a Maria Amelia. Oggi abbiamo riperso nuovamente, però manca l'ultima, la terza sfida, vediamo cosa accadrà. Però come gli ultimi saranno i primi. Almeno così si dice. Ricordiamo a Notti sul Ghiaccio, ero ultimo, ho vinto la trasmissione, quindi vediamo, aspettiamo. Oltre che con l'ultima tua trasmissione, dove possiamo vederti? Tutti i giorni a Uno Mattina Verde, quindi continuiamo sempre con l'agricoltura, l'ambiente e vedremo per il prossimo anno che cosa ci attenderà. Sempre. Incrociamo le dita. Certo, sempre. Sempre con l'ambiente però. Sicuramente. Grazie. Ciao.